Buonasera avvocato, complimenti per l'edizione di questo nuovo libro. Io le volevo chiedere la prossima novità editoriale del Cenacoli. Non posso anticipare i prossimi lavori che andranno in stampa, ma vi assicuro che entro il mese di novembre-dicembre ci sarà qualche altra cosa. Grazie. Avvocato, una seconda breve domanda. Visto che Rosa, pur avendo una memoria storica, è stata una presidente storica, sì, questo fatto non lo ricorda, ma nella festa dell'uva ai tempi del Mommo furono raccolti 200 milioni di lire. Questo è presente nel libro La festa dell'uva ai tempi del Mommo. Ah. Questi soldi che fine hanno fatto? No, non lo so. Per la parte economica non mi sono mai interessato e non so niente. Però lei lo sa che quel comitato confluì nella Pro Loco. Sì, penso di sì, ma prima del comitato solo qualche estate, passò nella Pro Loco negli anni 80. Sì, nell'87 esattamente, al decennale. No, il decennale fu un ritorno. Fu un ritorno del comitato. No, fu un ritorno dell'avvocato Pinauno come presidente della festa del il comitato non esisteva più. Però successivamente il comitato si spense nella Pro Loco. Avvocato, lei ha votato un'associazione assorbe un comitato. Non lo so, non comunque vabbè, ricerca storica. Grazie.